siamo qui. Quest'anno ci si vede un po' spesso, vuol dire che si è preso dei giocatori nuovi, dice era ora. Comunque con piacere presento il nostro nuovo centrale, uno dei nostri nuovi centrali. Piacere. Che devo dire con soddisfazione, insomma, ha fatto, diciamo, una scelta importante, anche rinunciando a dei bei soldi, devo dire. Per cui lo ringrazio di questo, della scelta, dell'esperienza che ci potrà dare, della virgolette cattiveria, perché ci manca anche un po' di quella, perché ultimamente siamo anche un po' troppo bravini, e comunque sono convinto ci darà una grossa mano in questa nostra rincorsa a quello che ieri qualcuno ha definito che lo scudetto dell'Empoli potrebbe essere la terza salvezza consecutiva, che non è mai stata raggiunta, per cui insomma io spero che lui ci dia un contributo importante a raggiungere questo traguardo. Sono molto contento che lui sia uno di noi. A voi. Giuseppe, arrivi dopo un'esperienza importante come quella all'Inz in Inghilterra, che bagaglio ti porti qua a Empoli rispetto a quell'esperienza lì? Ah, sicuramente è un'esperienza bella all'estero, internazionale, e ti dà una mano anche a livello umano, di formazione, perché non ero mai uscito dall'Italia, la prima volta, e quindi credo che anche a livello umano, nel bagaglio metti qualcosina. Spero di poter essere utile alla causa, magari rispetto ai 5 anni di Catania, o anche qualcosina in più avendo fatto due anni in Inghilterra. Senti, come è nata questa trattativa? Perché anche in passato sei stato più volte accostato all'Empoli. Sì, anche l'anno scorso. Però poi non siamo riusciti a metterci d'accordo, non tanto io con la società, ma quanto il Leeds. E quest'anno ci abbiamo riprovato, e colgo l'occasione anche per ringraziare il presidente Cellino, e anche che mi ha dato tra virgolette il via libera, rinunciando. Ho dovuto rinunciare un po' di soldi, però non fa niente, sono contento della scelta che ho fatto. Ringrazio tutta la società Empoli che mi ha dato questa opportunità, e spero di ripagare la fiducia e di dare un contributo. Era un tuo obiettivo tornare in Italia? Sì, sì. E volevo fortemente tornare in Italia, perché è un po' diverso il calcio lì. Poi non so, la Premier League non lo so, ma i due anni di Championship totalmente diverso dall'Italia. Sono un difensore che ama lavorare di reparto e di linea tatticamente, e lì, con tutto il rispetto, non si lavora come si lavora in Italia. Non so se loro sono meno freghisti o siamo noi troppo puntigliosi, però a me piace essere puntiglioso sulla linea difensiva, e a livello calcistico mi mancava, e in più ho fatto una bimba di un anno e mezzo, e anche a livello familiare ci siamo voluti, io e la mia compagna, riavvicinare a casa. Senti, come diceva prima il direttore, per l'Empoli sarebbe il terzo anno, cioè salvarsi per la terza volta consecutiva è un record, non è mai successo. Voi siete consapevoli, state per partire un ritiro importante, si stanno aggiungendo nomi importanti a questa squadra, credo sia ufficiale, domani sarà presentato anche Girardino. Insomma, è un bel onore, un bel impegno. Sei cosciente, siete tutti coscienti di questa nuova avventura che andrete a vivere qui? Essere salvi per la terza volta è uno scudetto. Ma assolutamente, credo che quando parlo anche a nome dei nuovi arrivati, quando noi abbiamo accettato questa realtà, sapevamo di dover affrontare un anno per salvarci, e come dite voi è un anno, uno scudetto, e sarebbe, quindi siamo tutti pronti ad affrontare nel migliore dei modi quest'annata, sperando di toglierci e di continuare a farvi togliere delle soddisfazioni come i due anni passati con Sarri e con Giampaolo. Come ti aspetti la Serie A, visto che insomma la ritrovi dopo un paio d'anni, come ti aspetti insomma? Ma ci sono alcuni giocatori nuovi che non ho mai affrontato, però bene o male le ossature sono rimaste quasi sempre quelle, quindi credo che tantissime novità o tantissime sorprese non dovrei trovarle, però comunque lavoriamo e ci mettiamo al 100% sotto per raccogliere tutte le informazioni
possibile da parte del nuovo allenatore, ci metteremo tutti a disposizione per affrontare nel migliore dei modi questa nuova stagione. Ecco, a proposito del nuovo allenatore, Martuscello lo conosci, lo conoscevi, che rapporto hai, è la prima volta che ci lavori? Sì, è la prima volta, non lo conoscevo, ci siamo conosciuti qui al primo giorno di raduno e quindi adesso mi metto a piena disposizione del mister. Vedremo. Hai fatto un discorso molto preciso su come si difende in Italia, in Inghilterra. Vedo una squadra che dà molta importanza e attenzione alla difesa, si difende in maniera molto particolare, ci si lavora molto sulla linea, sul modo di difendere, si guarda la palla in un uomo. Già avevi qualche informazione da questo punto di vista? Ti ha detto qualcosa Giovanni Martuscello riguardo la metodologia specifica? Sì, abbiamo accennato un pochino il discorso, mi ha introdotto al lavoro. Però comunque sia un'infarinata grossolana, poi qualcosina cambia rispetto al mister Giampaolo, perché l'ho avuto e quindi i concetti più o meno sono simili, tranne qualche piccolo dettaglio, quindi diciamo che io anche prediligo la palla, tempo e spazio e non il riferimento con l'uomo, quindi per me va benissimo, mi piace molto. Senti, hai parlato con Giampaolo, non so se ti ha detto qualcosa in questi giorni. No, durante la trattativa gli ho scritto un messaggio, perché visto che lui era stato qui, ha lasciato una grandissima annata, e ho chiesto non informazioni, ma ho chiesto un consiglio mio personale, e lui non ha esitato un momento a spingermi a tranquillizzarmi che sarebbe stata la scelta giusta. E tu, ci teneva a tornare in Italia per trovare la Serie A? Però perché Empoli? Perché credo che in questo momento io ho bisogno di una realtà come questa e credo che sia la scelta giusta e per riprendermi dove avevo lasciato. E mi hanno dato una grande opportunità e quindi devo ripagare assolutamente questa fiducia, questa opportunità che mi hanno dato. È stata una trattativa non facile all'inizio e poi abbiamo deciso tutti di comune accordo di chiuderla, e in un minuto l'abbiamo chiusa e ci siamo incontrati e speriamo di continuare il rapporto a lungo. Ecco, non facile però mi sembra, ecco, l'hai detto, voluta tra le due parti, perché da quando è uscito il tuo nome non ci sono stati molti dubbi anche da parte della società, no? Sull'andare dritti, spediti su questa cosa. Quando ti hanno proposto Empoli, in quel momento tu come l'hai ponderata, vissuta, analizzata? Io l'ho accettata subito. L'ho accettata subito, io ero contentissimo di venire in una società, in una squadra del genere. Già quando mi dicevano che Empoli è come una famiglia, adesso mi rendo conto il perché si dice questo. Mi è capitato pochissime volte in due giorni di essere accolto in questa maniera da qualsiasi persona e da qualsiasi ruolo abbia all'interno della società. Tutti hanno le braccia aperte e ti danno il benvenuto. Sono veramente contento, nonostante siano passate 48 ore, però sono veramente felice e contento. Io la scelta l'avevo fatta subito, perché anche tramite persone che conoscevo e hanno avuto esperienze mi hanno parlato molto bene, non c'è stata una referenza negativa, quindi sono andato a 300 all'ora sapendo e sperando di poter contribuire in maniera importante. Senta, a proposito dell'accoglienza, cosa ti lascia l'inizio, cioè che il giocatore ritrova il calcio italiano, e se davvero è quel maledetto United di Brian Clough o è una realtà diversa? Io parlo pochissimo l'inglese, ci so di poco di inizio, perché nonostante sono stato 2 anni ma eravamo in parecchio a parlare di italiano, quindi no, l'ho imparato poco, però dai, clima bello, 25.000 persone in casa, caldo come viene descritto, però adesso questo sinceramente è il passato e voglio chiudere un capitolo e iniziare un altro con una nuova pagina bianca e speriamo di scrivere più righe possibile. Ti ha lasciato qualcosa come giocatore? Sì, sicuramente sono stati 2 anni, un'esperienza che rifarei, mi ha lasciato un repertorio, 2 anni di Inghilterra, però comunque sia siamo partiti con tanti obiettivi e tanti sogni e poi dopo 2 anni ho visto che i sogni erano difficilmente realizzabili e quindi mi sono tirato un po' indietro.
Senti, a proposito di questo, il tatuaggio dell'Italia sul braccio te lo sei fatto in Inghilterra per nostalgia dell'Italia o è un caso? No, avevo nostalgia dell'Italia, l'ho fatto là. E infatti sono tornato subito. Tra tanti pregi che hai in quello sullo scoprirai che non c'è grande pressione, è un vantaggio molto importante. Quindi non te la voglio mettere addosso io adesso, però sai che viene a rimpiazzare un giocatore importante, non soltanto per quello che ha dato in campo, ma per quello che è stato anche come persona, penso Tonelli. È una bella responsabilità questa. Assolutamente, assolutamente sì. Lo conosco come giocatore, purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo. E quindi so dell'eredità che mi consegna e speriamo di poterla ricambiare in maniera pari o addirittura migliore. Io ci metterò tutto me stesso, quindi spero di riuscirci.